insomma, se, perché togliere uno spettacolo così bello, perché poi alla fine è chiaro che quello che è successo non ha aiutato, no? I disordini dopo la partita di Coppa Italia, quello che è successo sull'autogrill. E quindi questo non ha aiutato poi la decisione che è stata presa al momento, però io penso che è una sconfitta perché comunque penso che qualora si fosse giocato, mi auguro si potesse giocare a Nocera a porte aperte, penso che sia veramente uno spettacolo importante, a patto che ci sia serietà e serenità da parte poi di chi andrà a vedere questa partita. Mister, cosa vuole vedere? Se vuole vedere qualcosa di cambiato rispetto al Prato con il Pisa. La palla dentro. Mi riallaccio a un discorso che ha fatto Colantuono a fine partita che ho sentito da Roma, no? Dove sono arrivati 3-4 volte davanti alla porta, se non metti la palla nel rettangolo, nella porticina, fai fatica, poi è chiaro che poi la perdi. Ed è quello che è successo a noi. E che insomma ci ha fatto poi tornare a casa a mani vuote, però abbiamo un'occasione importante domani di ritornare a prenderci un risultato importante, tenendo conto che questa è una squadra che l'ultima trasferta deve vincere a Perugia. Non è riferita alla situazione scommessa, Fusco gioca per serenità per... Fusco è il più sereno di tutti, ma lo dico senza, anche perché penso che insomma, su questa situazione del calcio scommesse si sia fatta molta confusione. Sono stati. Non mi fate andare nel discorso perché altrimenti poi devo dire già ho pagato in passato per dichiarazioni e quindi ci tengo a non. No, Fusco è molto sereno, assolutamente. Molto sereno, molto sereno. Cioè non è un problema avere un calciatore che con la mente, una parte della mente pensa È molto sereno lui, è molto sereno lui e secondo me la società è stata molto attenta a dargli ancora di più serenità e questo è un passaggio importante. posso? Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Grazie.